verso il Sinodo dell'Amazzonia. È il titolo del dossier di luglio-agosto 2019 della rivista Missione Oggi. L'Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la Regione Panamazzonica, che si terrà a Roma dal 6 al 27 ottobre sul tema Amazzonia, nuovi cammini per la Chiesa e per un'ecologia integrale, punta l'attenzione su una porzione di mondo unica. 7,8 milioni di chilometri quadrati, suddivisi tra Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana francese, Perù, Suriname e Venezuela, per un totale di 34 milioni di abitanti, tre dei quali indigeni, di 390 popoli diversi, con 240 lingue. Il 20% della disponibilità mondiale di acqua dolce non congelata, il 34% delle foreste, il 30% della specie di fauna e flora, ma al tempo stesso concentra al proprio interno tutte le principali crisi planetarie, quella ambientale, con la progressiva distruzione della foresta e l'inquinamento della terra, quella economica, con un modello di sfruttamento delle ricchezze che non ne contempla la finitezza, quella sociale, con un condensato di disuguaglianze e violenze, e quella culturale, con le spinte all'omogenizzazione di una straordinaria pluralità di tradizioni. Ciò rende questo sinodo un evento di enorme importanza, non solo per le chiese di quella parte di mondo, chiamate a dare risposte a queste sfide incarnandosi ancora di più nel loro contesto, ma per la Chiesa universale, poiché i problemi che essa affronta ad ogni latitudine sono qui esemplificati. Missione Oggi cerca con questo dossier di farne partecipi i propri lettori e lettrici, offrendo riflessioni sull'ecologia, sui popoli indigeni e sui ministeri che possono dar corpo a una chiesa dal volto amazzonico. Buona lettura.